Erika Ciotti, di 21 anni, è la dama della croce del corteo storico della perdonanza. Andrea Pierzanti, di 22 anni, è il giovin signore. Accanto alla dama della bolla, Paola Protopapa, sono stati presentati con gli abiti con i quali sfileranno nel corteo storico della bolla il prossimo 28 agosto. Questa figura rappresenta anche la parte giovane della città e penso, oggi come oggi, che la nostra città sta rinascendo. Mi sento ancora più orgogliosa e onorata di poter rappresentarla in tutti i sensi. Poi sì, è stata una sorpresa perché io non avevo fatto, quest'anno non c'è stato il bando, ma io ho fatto la domanda per una semplice figurante. Infatti io ho provato un vestito normale, poi mi hanno richiamato e mi hanno dato la notizia. È stato veramente un orgoglio non solo per me ma anche per la mia famiglia e tutti. Sì, di una città che cambia e soprattutto è anche affezionata a questi simboli, all'importanza che portano con loro per il messaggio che hanno per tutti e speriamo che continuino ad avere anche nel futuro. È sicuramente un grande onore, dopo appunto la sorpresa che c'è stata all'inizio arriva anche la consapevolezza del ruolo che si deve in personale e spererò di portarlo al meglio. Per la dama della bolla, già presentata prima, un'emozione particolare anche percorrere le vie del fuoco del Morrone, un messaggio importantissimo, quello della perdonanza, dice. Io non ne ho toccati molti, ma quelli che ho toccato è stato bellissimo perché ho visto delle rappresentazioni, ho visto un concerto di musica del 1300 suonato con degli strumenti presi dal legno della Val di Fiemme, esattamente come succedeva 800-900 anni fa. E ho visto questi comuni molto attivi, molto sensibili e comunque quello della fiaccola per noi olimpici è l'apertura di un evento straordinario, importante a livello universale e vedere una fiaccola che ripercorre queste terre mi dà la stessa identica emozione di quando la vedo alle Olimpiadi. Sarà una perdonanza di equilibrio tra laico e spirituale, ha ricordato il direttore artistico De Amicis, ricordando tutti gli appuntamenti e la grande bellezza di questo nuovo teatro del perdono davanti alla Basilica di Collemaggio, che nonostante il palco resterà visibile per non profanare il luogo santo. Tra l'altro, se riusciti a fare una perdonanza con un costo contenuto, come il budget dell'anno scorso, intorno ai 350.000 euro, la fiaccola del perdono sarà portata nell'ultimo tratto da una famiglia dell'Atletica L'Aquila. Questo per restare nel tema di quest'anno, famiglia e riconciliazione. Marzio Iacobucci, carabiniere del comando provinciale, sua moglie Lucilla Giordani e i figli Marco e Massimo, tutti atleti della società sportiva aquilana.